Buonasera a tutti, sono Ciro Gaglione, direttore editoriale di TV City, vi do il benvenuto a Torre del Greco. Grazie, va bene. Vedo che è venuta arrivata gente un po' da tutta l'Italia e vi ringrazio. Voglio salutare innanzitutto l'ospite della serata che per la sua disponibilità e per il contributo scientifico che dà quotidianamente. E ringrazio velocemente i miei colleghi, i compagni di viaggio che mi supportano e mi sopportano, Edoardo Orma, il ricercatore Edoardo Orma, il collega impeccabile Salvatore Perillo e tutto lo staff di TV City. Lascio la parola a Salvatore per l'introduzione alla serata. Grazie Ciro, buonasera a tutti. Sta entrando ancora qualcuno, quindi si trova giusto sul nostro benvenuto. Benvenuto in una città che abbiamo l'orgoglio sempre di presentare perché non solo è la terza città della regione Campania per estensione territoriale, siamo la quarta per numero di abitanti, ma siamo anche una città che è stata capitale in questa nazione, nel bel paese d'Italia, perché siamo una città che di storia ne ha scritta davvero a quattro mani. Siamo la città di Giacomo Leopardi, che ha ospitato il Leopardi per 9 mesi e che gli ha dato sostanzialmente, sempre da un punto di vista scientifico, gli ha dato il superamento del pessimismo cosmico. Siamo la città del primo presidente della Repubblica, siamo la città di Enrico De Nicola, siamo la città nella quale ha dimorato per 3 anni Alfonso d'Aragona, perché è innamorato di una nostra concittadina. Quindi siamo una città che idealmente è stata più volte capitale nella storia, capitale di un regno, del regno di Napoli con Alfonso d'Aragona, prima capitale d'Italia, idealmente con Enrico De Nicola, capitale scientifica, capitale culturale. Siamo una città che sicuramente nella costa vesuviana siamo stati e siamo come punto di orientamento e siamo giornalisticamente anche una città, ed è un vanto per noi, lo dico salutando tutti i colleghi che sono presenti in questa sala. Siamo una città che allo Stato e alla nazione in termini giornalistici ha dato fior fiore di professionalità e di personalità. E non poteva una città quindi che ha un tessuto culturale così sensibile, un tessuto culturale così attento, non poteva mancare in un contesto come questo, non poteva mancare in un'attività culturale, quella che oggi vede tutti quanti noi protagonisti e per la quale ringraziamo il professore Corrado Malanga di aver accettato l'incarico e soprattutto aver accettato l'invito ad essere presenti insieme a noi. Vorrei un applauso per il professore, grazie. Grazie per essere qui perché questa sera Torre del Greco si trasforma ancora una volta in una piazza, si trasforma in una delle tante piazze culturali, ma si trasforma in un centro di proliferazione culturale. Ormai da 3 anni, dal 2020, come realtà di TV City abbiamo dato vita e voce ad un format che è il format Oltre la Storia. Insieme a Ciro Gaglione ed Edoardo Orma siamo partiti in tempi di pandemia, ritenendo che la cultura fosse un analgesico, fosse un salvagente, in quel momento possiamo dire di oscuramento sociale. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo qui insieme a voi, tanti li rincontriamo, tanti li conosciamo, tanti altri li riconosciamo e ci riconoscono perché in 3 anni di costanza, in 3 anni di continuità, in 3 anni di appuntamenti fissi, nei quali più volte è stato ospite il professore Malanga, ne abbiamo incontrati di personaggi, ma con voi abbiamo sempre avuto un rapporto aperto e un dialogo aperto. E grazie a questo format ci piace, come comunità di Torre del Greco, riuscire a dare voce alla ricerca libera, alla ricerca indipendente, ritenendo che la cultura sia un tutto tondo e chiunque siede al tavolo della cultura siede inter partes e inter pares, siede insieme agli altri, perché la tavola rotonda
tonda, non ha spigoli, non ha angoli, nessuno è a capo di nessun altro, ma siamo tutti nell'unico grande girotondo della cultura e nell'unico grande discorso che fa crescere e progredire la nostra umanità. Una serata ricca per la quale ringrazio davvero tutti voi che siete intervenuti da ogni parte d'Italia, continuano ad entrare persone e io le saluto dando il migliore benvenuto in questa che è la città del corallo e dei fiori, ma soprattutto in questa che è una capitale culturale. Grazie professore. Cedo la parola a Edoardo Orma per un indirizzo di saluto. La faccio breve, io vi ringrazio di essere intervenuti a questa manifestazione culturale. È la prima volta a Torre del Greco che si organizza un evento di questa portata parlando di questi argomenti, quindi grazie ancora anche da parte insomma, di tutto lo staff di TV City. Non vi rubo altro tempo, iscrivetevi al canale Oltre la Storia di TV City che lo trovate su YouTube, mettete il mi piace perché gli argomenti che trattiamo sono particolari e cerchiamo di andare anche oltre quella che viene raccontata nella storia. Grazie e buon proseguo di serata. Bene, siamo qua e dobbiamo parlare di questa cosa. Come vedete c'è scritto, ancora i misteri sulla piramide di Cheope. Lo sanno tutti, la piramide di Cheope è chiamata di Cheope, ma in realtà non si sa manco se questo Cheope fosse mai esistito. Si parla di un altro nome, Khnum Khufu, cioè il protetto da Khnum, dove Khnum era uno degli dei più importanti. Khnum con la dea Sesat erano gli dei che facevano, custodivano la casa della vita, questa casa della vita che manco si sa che cos'è oggi. Ma la dea Sesat era una bibliotecaria, dicono così gli antichi studiosi del popolo egiziano. E quindi nella casa della vita c'era sostanzialmente la cultura, i papiri, i segreti antichi. E Khnum, il dio Khnum, cosa faceva? Passava il tempo a prendere il Ba, cioè l'anima di alcuni, a toglierli dal contenitore di questi tizi e metterli in un altro contenitore. Questa cosa è molto strana perché ci ha fatto pensare fin dall'inizio che forse gli antichi egizi sapessero molte più cose di noi sulla parte animica, sulla parte spirituale. Loro conoscevano il Ba, che era la parte animica, il Ka, che era la parte spirituale, e tra le altre cose dicevano che il Ba, cioè la parte animica, era contata. Non tutti avevano il Ba, ce n'era un certo numero, ma gli altri non ce l'avevano. Non è un caso che noi poi nel fare determinati tipi di ricerche siamo giunti alla stessa conclusione, pur partendo da insomma, osservazioni scientifiche differenti, che partivano sì dalla natura dello studio del mondo dell'antico Egitto, ma dalle ipnosi regressive effettuate su qualche migliaio di persone e così via. Tutta una roba che noi abbiamo fatto nel passato. In questo contesto ci sono alcuni punti di tutta la ricerca che noi abbiamo fatto che sono ancora da chiarire. Prima di chiarirli, o meglio, prima di focalizzarli, che già vuol dire qualcosa, perché uno prima di studiare un fenomeno fisico si deve accorgere che il fenomeno fisico esiste, perché sennò che studia se non l'ha neanche visto, non l'ha neanche capito. Quindi da un punto di vista importante era accorgersi che c'erano delle cose che non erano state spiegate. Bene, devo fare un breve riassunto sulle puntate precedenti. E il breve riassunto sulle puntate precedenti è questo. La piramide, dove siamo arrivati? Qual è il risultato di dove siamo arrivati? Perché partiamo da lì. Allora, la piramide di Cheope non ha 3400 anni, come dice qualcuno, ma ne ha 36.500 almeno, perché da 36.500 anni in poi, fino a 13.500 anni, qualcuno ha costruito questi monumenti che poi sono stati, diciamo così, dismessi. Non sono stati quindi gli antichi egizi a costruire queste cose, ma qualcun altro che ha usato la manodopera degli antichi egizi per
ottenere questo risultato. Cosa avevamo compreso noi? Faccio il riassunto veramente veloce delle puntate precedenti. Questo è uno spaccato della grande piramide, cioè della piramide di Khnumkhufu, quella che tutti conoscono come piramide di Cheope, dove sostanzialmente i nostri lavori, le nostre osservazioni hanno condotto a comprendere che la piramide era praticamente piazzata dentro una vasca gigantesca dove a un certo punto arrivava l'acqua fino a una certa altezza. Guardate che su questa cosa qui noi ci siamo resi conto subito di qualche cosa che non viene mai sottolineato. La piramide non è una piramide, cioè sembra una piramide, ma la piramide si piega, cioè a un certo punto cambia, soprattutto nei primi 7-8 metri, cambia pendenza, e questa pendenza, che è di circa 14 gradi, ci ricorda un po' anche altri tipi di piramidi, che mi ricordo quando in buon'anima di Piero Angela era in vita, diceva, si devono essere sbagliati e allora hanno costruito una piramide che dopo un po' gli hanno cambiato pendenza. No, non si sono sbagliati. Questi, gli antichi egizi, o comunque coloro che hanno costruito questi monumenti, neanche di un sasso si sono sbagliati, e questo lo vedremo fra poco. Quando è che cambia pendenza la costruzione? Proprio all'altezza di dove arrivava l'acqua. L'acqua di questo vascone gigantesco veniva prelevata dal fiume Nilo e portata attraverso un percorso che è ancora visibile, e questo è visibile, questo percorso, sia per la piramide di Cheope che per quella di Khefren e per quella di Micerino. Sono tre percorsi diversi che ci fanno capire che tutte e tre le piramidi erano nell'acqua. E questo ovviamente ci pone la domanda, ma perché nell'acqua? No? E si fa una retrosintesi, una retroanalisi del problema. C'è anche un motivo del perché la piramide cambia pendenza. Mentre l'acqua sale e si riempie con una tecnica che è una specie di dite senza fine, che portava l'acqua all'altezza della piana di Giza, che è più alta, il fiume sta più in basso, e ci voleva un po' di tempo, si vede che ci sono dei buchi per terra. Oggi ce ne sono 5, ma 2 sono molto chiari e molto grandi, dove dentro sti buchi c'erano delle barche che sono state trovate, alcune anche in buono stato di conservazione. Perché erano piazzate dentro sti buchi? Perché quando arrivava l'acqua, le barche si alzavano e potevano in qualche modo fare qualcosa. Quando poi l'acqua, alla fine dell'esperimento che gli antichi egizi stavano facendo, l'acqua ritornava al fiume Nilo, le barche si ripoggiavano nello stesso buco di partenza e scendevano per gravità e si ripoggiavano nel loro alveo. Queste barche, pensate, che non avevano neanche l'albero per la vela, quindi non potevano essere quelle barche che gli antichi egittologi avevano assegnato al ruolo di portatrici dell'anima del faraone, il Ba, appunto, dall'altra parte del mondo, nel regno dei morti. Servivano invece a fare delle cose, a girare attorno a sto vascone gigantesco, però fare delle cose. Le cose che secondo noi facevano era alzare l'acqua fino a 97 metri d'altezza circa con delle ruote di scisto molto particolari, che sembravano delle eliche. Una è conservata anche al Museo del Cairo. Nessuno sa come queste ruote siano state fatte, perché sono cose di più di mezzo metro di grandezza, abbastanza pesanti, monolitiche, scavate in un modo che neanche una stampa laser sarebbe riuscita a fare su un opportuno materiale. Alcune di queste, una sopra l'altra, portano l'acqua in alto, la portano a 97 circa metri d'altezza, dove
come vedete, ci sono degli shaft. Vedete, la stanza 2 è quel quadretto che noi abbiamo indicato come posto dove vedete c'è una specie di canale che scende verso il basso e che porta dentro quella che era la stanza del faraone, così chiamata la stanza del faraone. La nostra idea era che la stanza del faraone aveva questi shaft, cioè questi buchi, che ovviamente il solito egittologo di turno dice deve essere prese d'aria. Se fossero state prese d'aria, innanzitutto sarebbero state una in basso e una in alto, come si fa di solito negli impianti di aereazione per far circolare l'aria. E poi sarebbero state troppo piccole. Si nota che nella stanza del faraone c'è una vasca di granito che è un pezzo unico. Pensate che questo pezzo unico, tra le altre varie cose, manco entra dalla porta della stanza. Per cui cosa dice l'egittologo di turno? E beh, la piramide gli è stata costruita attorno, addosso. Mentre questi punti interrogativi aumentano, noi cominciamo a dire che bisogna trovare delle altre spiegazioni, ovviamente. Queste spiegazioni poi sono nel primo libro che abbiamo scritto e a cui, insomma, gli interessati rimando questa storia. Però l'idea che lo shaft fosse alla stessa altezza della vasca mi ha fatto pensare che se effettivamente lo shaft serviva per far passare acqua e far riempire la stanza del faraone di acqua, l'acqua non avrebbe superato il bordo della vasca perché per capillarità sarebbe salita dall'altra parte, cioè sarebbe entrata nello shaft sud e uscita dallo shaft nord. E questo sembrava essere in accordo col fatto che la piramide non è quadrata, ma è ottagonale, cioè ne a metà della superficie della faccia. C'è una rientranza. Vuoi vedere che quella rientranza era stata fatta apposta? Vuoi vedere che era come una grondaia? L'acqua che serviva in più veniva buttata fuori dallo shaft nord e usciva da questo tubo di troppo pieno, non sparpagliandosi su tutta la superficie della piramide, ma percorrendo un percorso ben preciso. Ma a cosa serviva riempire la stanza di acqua? L'acqua, se vedete, c'è la stanza 2 e la stanza 1, che sono due posti in cui sicuramente ci sono delle stanze che ai tempi della ricerca non erano ancora state trovate. Poi noi le abbiamo trovate, ma questo è un altro paio di maniche, ci arriviamo dopo. E lì si scopre una cosa ancora incredibile, che la stanza di sotto, la stanza così chiamata erroneamente della regina, c'ha altri due shaft che salgono nella stessa direzione, ma non escono. Nessuno ha mai trovato l'uscita, quindi da qualche parte devono andare sti cosi. E allora guarda caso che si incrociano proprio nella stanza di destra e la stanza di sinistra, la 2 e la 1, e probabilmente costituiscono, si incrociano con quelli di sopra, costruendo così una cosa che si chiama tubo di Quinque, cioè la stanza del re è piena d'acqua, i shaft sono collegati alla stanza di sotto e anche la stanza di sotto si riempie di acqua fino a una certa altezza. Che cosa serve tutto questo? Tutto questo serve perché, come vedete in alto a sinistra nella diapositiva, c'è un aggeggio che la gente chiama Z. Uno Z, questa specie di torre di pietra, chiamiamola così, che in realtà è tutta un'altra cosa, come vedremo tra breve in modo più chiaro. Questo Z è semplicemente un filtro passabasso, cioè pensate, è una struttura di granito e di aria in cui i livelli, le cinque camere di aria e granito si intervallano tra di loro e sono costruiti in un modo preciso, non confuso. Ogni misura è precisa. La frequenza di vibrazione della piramide, dettata dal fatto che la piramide veniva colpita dal vento, una frequenza molto bassa, al di sotto dei 40 Hz sicuramente, entra in questa specie di tetto e entra giù e va nella stanza del faraone. Viene pulito il segnale, passa solo la parte bassa del segnale e questa frequenza doveva servire a qualcosa. Questa frequenza
ce la troviamo che finisce all'interno proprio della vasca del, dove sta qualcuno, dicevano gli antichi studiosi del problema, lì dentro ci stava la tomba, la salma del faraone. Cosa assolutamente incredibile, perché vi ricordo che non solo non c'è nessun cartiglio, nessuna prova, niente di scritto, di lasciato, di testimonianza che esistano tre faraoni, uno che si chiamava Khnumkhufu, uno che si chiamava Khefren e uno che si chiamava Menkaura, cioè Micerino, a cui attribuire queste tre piramidi. Non solo, ma la piramide più antica, quella di Khnumkhufu, cioè di Cheope, è più antica perché i ricercatori sanno che lui è il babbo. Poi c'è Khefren che è il figlio e Menkaure che è il nipote. Quindi giustamente, se quelle sono tombe, bisogna rispettare una timeline. In realtà non è così, perché la piramide più grande, questa che stiamo analizzando, è quella fatta meglio, è quella orientata meglio, con minore errore verso nord, è quella fatta con materiali più precisi. C'è qualcosa che non torna. Allora, in quel contesto, il faraone non veniva introdotto, secondo noi, nella camera del faraone, ma ci veniva introdotto un povero disgraziato che passava di lì. La frequenza, la vibrazione che entrava all'interno della stanza, era sostanzialmente un po' meno di 40 Hz, entrava nella vasca. La vasca è costruita, come la stanza, con dei multipli di pi greco e quindi a questo punto si sviluppava una frequenza che nell'acqua, 1400 metri al secondo, passava nella stanza sotto. Quindi l'acqua rappresenta una specie di filo elettrico, se volete. L'informazione passa sotto e sotto andiamo nella stanza chiamata della regina. La stanza della regina, la vedete in basso a sinistra, c'ha, anche se vedete in piccolo la fotografia, c'ha un buco nel muro, una nicchia, che è fatta in un modo molto particolare. Le misure della nicchia hanno a che fare ancora una volta con la sezione aurea, 1,618 e 0,33. Sono multipli di questo numero, ma che strano. Accanto alla nicchia c'è un buco nel pavimento che serve per tenere qualcosa che potesse sembrare una specie di cilindro, una grossa canna, probabilmente costruita di materiale che poi è stato distrutto, quindi probabilmente legno di frassino. Pensate che nel frassino la velocità del suono è 5.000 metri al secondo, quindi velocissima. Una canna d'organo che conteneva una persona, e questa persona poteva essere il faraone. Nel libro che abbiamo scritto, con tutti i particolari, si vede come questa frequenza può essere estrapolata dall'acqua e portata in aria, perché quella nicchia lì rappresenta una camera di risonanza come se fosse di un'arpa. Quindi questa stanza era uno strumento musicale. La frequenza ancora molto bassa va a mettere in vibrazione questa grossa canna d'organo, che è molto grande, quindi il suono era molto cupo, è un infrasuono, non si sente niente, e questo suono, secondo noi, serviva per purificare, per guarire, per allungare la vita del faraone, diciamola così. Questo era quello che noi avevamo sostanzialmente detto, ed è quello che è scritto in tutte queste slide, tutte uguali, ma con lo scritto diverso, che uno poi si può guardare con calma a casa, ma io ve l'ho detta così rapidamente. Poi c'è il problema dello svuotamento della piramide. Lo svuotamento dell'acqua si ottiene attraverso processi precisi. Per esempio, si parte, è come un impianto chimico, si svuota sempre dall'alto l'impianto chimico, quindi la stanza del faraone aveva delle saracinesche, si aprono, saracinesche di legno, costruite in un certo modo, è chiarissimo, e l'acqua esce e lascia in tutto il suo percorso tracce dappertutto del passaggio dell'acqua, si vede la corrosione. Per esempio, nessuno aveva mai pensato come mai la grande galleria, che è obliqua, è fatta a scalini,
Perché se voi lasciate uscire l'acqua e c'è un piano inclinato, l'acqua arriva in fondo con una velocità che ti spazza via gli operatori che sono lì e distrugge tutto quello che c'è. Invece l'idea di fare a scalini, come nella reggia di Caserta, prevede che sostanzialmente l'acqua mantenga una velocità più o meno uniforme. L'acqua arrivata in fondo alla galleria sostanzialmente cade in verticale e va a finire nella stanza in fondo, che si chiama la stanza non finita. Hanno avuto 4.000 anni per non finire questa stanza. Un altro punto interrogativo, no? Mettiti della volontà buona, insomma, cerca di fare qualcosa. 4.000 anni, se non sei stato il faraone te, magari tuo figliolo avrà sistemato la stanza. No, niente, di quella non gliene frega niente a nessuno. In realtà, nella stanza in fondo non finita, che come vedete è sotto il livello di terra, c'è un buco che porta sostanzialmente dove? Ma non lo sa nessuno perché nessuno è andato a vederlo. Ma dove volete che porti sto buco? Chiaramente porterà al Nilo, dove lo svuotamento dell'acqua che riempiva queste stanze torna al Nilo. Non solo, ma c'è un'altra, oltre che questo pozzo verticale, c'è anche un'apertura in orizzontale che va da qualche parte. Dove volete che vada? Va al di fuori della superficie della piramide e entra nella vasca, perché la vasca deve essere svuotata anche questa, e attraverso il solito passaggio tutto torna al fiume. Noi avevamo trovato nei lavori che avevamo fatto sostanzialmente passo per passo tutti i punti in cui l'acqua passava, entrava, e non avevamo più dubbi, le cose erano così. I calcoli chiaramente che abbiamo fatto ci dimostravano questa cosa. Ma ora, in realtà, la fame viene mangiando, e quindi abbiamo detto: potremmo studiare all'interno della piramide come è fatta questa cosa. E così ci siamo inventati l'idea di utilizzare il radar ad apertura sintetica, cioè un radar che da 680 km, il Cosmo 2, di altezza, manda dei segnali sulla piramide e noi ci possiamo guardare dentro. Era una tecnica nuova, ci abbiamo pubblicato un lavoro scientifico su remote sensing, che ha fatto un po' di scalpore chiaramente, perché la gente non credeva che noi potessimo guardare attraverso un radar. Il radar a che cosa serviva? Finora serviva a guardare le vibrazioni, per esempio, dei ghiacciai quando si spostano, no? E noi abbiamo cominciato col dire: beh, vediamo se è vero che tutti i conti che abbiamo fatto sono giusti, vediamo se la piramide vibra a quella frequenza che noi abbiamo pensato nel lavoro principale che avevamo scritto il libro all'inizio. Ci rendiamo subito conto che noi possiamo andare oltre, perché il radar trasmette un segnale, questo segnale è, va più veloce nel granito, 4.000 metri al secondo, che nell'aria, 342 metri al secondo. Sapete cosa vuol dire questo? Che per il radar, in quel contesto, è più trasparente il granito che non l'aria, è più trasparente il granito che non il vetro. E allora, se riusciamo a mandare all'interno della piramide dei segnali, questi ci verranno in parte rigettati fuori e l'antenna prenderà il segnale, parte del segnale che ha lanciato. Indietro, quando il segnale arriva, si porta con sé quattro informazioni fondamentali. La posizione del punto, lunghezza, larghezza e altezza, cioè le coordinate, è lì. E una quarta informazione, che è un'informazione energetica. Se io faccio più misure in un'unità di tempo breve, pensate che il segnale va alla velocità della luce, quindi fa in 12 km, che fa in circa 90 secondi, se non mi ricordo male, il satellite fa milioni di scansioni. Tum, 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 tum. E noi ci portiamo a casa, possiamo portarci a casa delle informazioni che ci dicono: questo punto è qui, ma fra un secondo sarà ancora qui, fra due secondi sarà ancora qui. Ecco, la capacità di vedere queste vibrazioni è circa di un millesimo di millimetro, se non ricordo male. Quindi possiamo vedere il soffio della pietra che si muove. In quel contesto ci siamo accorti che con opportuni trucchi riuscivamo a trasformare il segnale elettromagnetico in segnale fononico, cioè in vibrazione della pietra. A quel punto, chiaramente,
quello che c'era dentro è apparso e noi abbiamo costruito questo modello, che è il modello, come vedete, lo facciamo girare e vediamo subito sostanzialmente che questo modello ha delle caratteristiche strane. Innanzitutto ci sono due cose che vanno sottoterra, che sono due grossi cunicoli che sostanzialmente vanno sotto, 100 metri sotto. Cioè, ma chi la costruiva una roba del genere il 3500 anni prima di Cristo? Questi arrivano alla quota zero e ripartono con altri due tunnel che vanno verso l'alto e che si congiungono con quel tunnel orizzontale color rosso, dove ci sono quei due puntini neri, grigio, che sono sostanzialmente due stanze che si vedono benissimo. Queste due stanze sono collegate con, tra le altre cose, un tunnel che rettangolarmente circonda quella cosa che si chiama lo Z. Ma che è sta roba? Questa roba è un diapason. Allora, la piramide ha 220 metri di larghezza. Questo vuol dire che il suono di destra, il suono di sinistra, il suono del Cairo, il suono del terreno, il suono dell'ambiente non può essere uguale a destra e a sinistra della piramide. Quindi questo suono dà fastidio alla vibrazione del vento che veniva catturata dallo Z. Deve essere equalizzata. Quindi le due aste sostanzialmente del diapason raccoglievano la frequenza di destra, la frequenza di sinistra, questi due buchi saliva il suono si equalizzava al centro e la differenza tra i due suoni veniva sparata attorno allo Z, equalizzando il segnale. Lo Z quindi non vibrava più con la vibrazione dell'ambiente, ma prendeva solo la vibrazione del vento che veniva purificata in qualche modo da questa struttura. Ci trovavamo di fronte a qualche cosa di incredibile. Queste erano le cose che noi siamo riusciti a vedere con questa tecnologia. Benissimo. Ora andiamo oltre. Purtroppo la fame viene mangiando e noi ci dobbiamo chiedere delle cose. Una delle cose che io mi sono chiesto è la storia del Pyramidion. Che cos'è il Pyramidion? Il Pyramidion, vedete, è questo l'oggetto che sostanzialmente deve essere messo in alto a tappare l'ultimo pezzo, l'ultima pietra della piramide. Ecco, in questa vignetta ovviamente la piramide è finita, c'è rimasto un pezzo solo dove mette sta cosa e il povero operaio dice al capomastro: ma dove la devo mettere sta roba? Ma dove te la devi mettere, dico io. Cioè, ci vuole nella scienza, senza H, ci vuole il buon senso. Questo buon senso sostanzialmente negli ultimi due anni mi sembra che l'abbiamo perso. Questo è uno dei Pyramidion più famosi, perché ovviamente è di un materiale pregiato. Sopra, come potete vedere, ci sono delle iscrizioni particolari. È Amenemhat III, mi sembra, il faraone della piramide di Dashur, dove ci sarebbe stato questo pezzo sopra. Vediamolo meglio qua. Come si può vedere, a parte i segni geroglifici del disco solare con la paperetta che è lì accanto, che vuol dire praticamente Ra, anche se insomma è stato tradotto secondo alcuni esperti in modo un po' grossolano, però queste sono le traduzioni ufficiali su cui si può comunque essere molto critici. Vedete, tra i due occhi ci sono queste tre pallettine che di solito sono colorate, una in rosso, una in verde e una in blu. Ma che strano! Sembrano proprio le pallettine del nostro, non so se alcuni di voi lo conosceranno, Triade Color Test Dinamico Flash, cioè la parte animica, la parte spirituale e la parte mentale. Il Ka e il Ba erano due di queste cose, l'anima e lo spirito. Ma guarda,
Che strano, gli antichi egizi usano anche sulla croce Ankh, all'interno della croce Ankh, che è la specie di omino con le braccine così, ci sono queste tre pallettine, quei colori lì che noi proprio abbiamo visto all'interno del Triade Color Test, in dinamico flash. C'è un problema. E il problema è, come al solito, un altro punto interrogativo che ci fornisce l'egittologia classica. Il piramidion della piramide di Cheope, secondo i poveri egittologi, doveva pesare 70 tonnellate e secondo gli egittologi avrebbe dovuto essere stato posto in loco da questi due signori che lo tiravano così con questa specie di cordicella così. E vi posso assicurare che se, e lo vedremo subito, perché vedete, qui le proporzioni nel disegno non sono rispettate. Il piramidion non è così piccolo come sembra, doveva essere qualcosa di più grande e secondo gli esperti doveva essere una specie di tappo che doveva essere fatto in questo modo, cioè doveva avere un particolare tipo di incastro che doveva essere messo sulla superficie per evitare che questo scorresse. 70 tonnellate che scorri, dice, ma c'ho paura del vento, ma insomma, ci vuole il buon senso in queste cose, no? Allora, guardate, questa è sono foto aeree della situazione. Cominciate a guardarle cum grano salis e notate delle cose. Innanzitutto, chiaramente, sulla piramide non si può scalare, infatti è vietato. Alcuni sono riusciti addirittura, moltissimi, a salire e a farsi delle fotografie. Già a partire dal 1800 le persone salivano sulla piramide per guardare cosa si vedeva di sotto. E questa è una cosa che si può fare perché la piramide è fatta a scale. Cioè, si può scalare bene. Una volta non era così perché la piramide era completamente liscia. Poi vedremo perché non lo è più. Quello che vedete è che ci sono dei massi che hanno delle caratteristiche precise. Innanzitutto sembrano arraffazzonati, si dice così, cioè buttati lì, non perfettamente orientati come tutto il resto della costruzione. Ci sono dei buchi vuoti nel mezzo e ci sono, da qui si vede peggio, ma poi vedremo delle altre fotografie, come se non fosse quello il posto dove questi pietroni dovevano essere. Questi pietroni sembrano essere caduti al centro, dove probabilmente c'era quella specie di avallamento che serviva, secondo gli antichi egittologi, per incastrare l'incastro del piramidion. Voi potete notare, in basso a destra, che ci sono veramente dei buchi e è come se ci fosse stato previsto un ribassamento dove in qualche modo ci fosse qualche attività particolare. Vedete, si vede qui una cosa interessante in questa fotografia che è stata presa dalla rete. Al centro, tra i due signori, il ragazzo e la ragazza, c'è una pietrona che ha proprio una piegatura che sembra essere testimonianza del fatto che c'erano delle pietre sul bordo e poi all'interno c'era una piegatura di questo tipo, cosa che fa pensare a qualche cosa che dovesse essere posto lì nel mezzo, ma che poi non dovesse oscillare a destra e a sinistra, un antioscillamento. Guardate che dal lato della piramide si vede il mare, siamo molto vicini al mare. Questo ve lo dico perché quando in 13.500 anni fa cadrà una serie di meteoriti, il mare alzerà di circa 200 metri d'altezza e rimarrà alto per diversi anni, forse 100, forse più anni, riempendo di acqua marina l'interno della piramide. E quando il signor Zaki Hawass entrerà nella piramide, scoprirà che l'interno è sporcato di sale marino che lui toglierà meccanicamente. Sale marino in tutte le stanze, tutti i corridoi, e lo stesso pietrone che avrebbe dovuto, la vasca
di granito che avrebbe dovuto ospitare il corpo del faraone, quella era piena di sale. Questo per dire. Come vedete, sostanzialmente sono completamente disconnesse queste pietre e nella loro disconnessione potete notare che ce ne sono alcune che, non, che stanno su un piano superiore, cioè non entrano, non sono messe ordinate nel basamento. Vedete, ci sono anche dei buchi. Ora ve li faccio vedere. Eccolo qui. Ci sono dei buchi. Questi buchi qui cosa sono? Perché sono lì? Allora, nessuno ha fatto sti buchi, ma questi buchi sono esattamente uguali a quelli che si trovano a valle nelle costruzioni sia delle piramidi che in altri antichi monumenti in tutte le parti del mondo dove si trovano piramidi. C'è una tecnica che sembra essere una tecnica che funziona con la vibrazione, qualcosa che ha prodotto questi buchi perfettamente simmetrici, in questo caso anche rettangolari, che hanno a che fare con qualcosa. Ma perché la gente ha fatto dei buchi nel granito? Perché dentro ci doveva mettere dei pali che servissero a qualcosa, delle strutture. Allora capite che questa zona qui, che è gigantesca, perché vedete com'è grande, non è un piramidioncino piccolo così, come quello che abbiamo visto della piramide di Dashur. Questo non poteva pesare 70 tonnellate, ne pesava 4 volte tanto, quindi 280 tonnellate. Chi volete che si sia rapito, portato via un pietrone di 280 tonnellate, se questo effettivamente esisteva? È evidente una cosa fondamentale. Guardate l'orientamento dei pietroni. Vedete che questi pietroni sono piegati, cioè hanno al centro, la parte centrale è piegata in questo senso, non è perfettamente ortogonale ai lati della piramide. Lo vedremo meglio. A destra trovate due fotografie fatte con la tecnica LIDAR. Allora, chi usa i telefonini e fa le fotografie in tre dimensioni sa che L sta per laser, LIDAR. È una tecnica laser, sostanzialmente, che è quasi uguale al SAR, al radar d'apertura sintetica, ma che usa come fonte energetica, invece delle microonde, la luce laser. E ti permette di fare delle misurazioni precise, cioè di fare una immagine tridimensionale. Vedete che nella immagine tridimensionale si hanno piani diversi, cioè le pietre non sono tutte sulla stessa superficie, non è piana quella cosa lì. E qui si vede molto meglio che c'è una rotazione di tutto sto materiale, una rotazione che è legata soprattutto alle pietre che stanno dentro. Ma le pietre che stanno dentro sostanzialmente non ci stavano una volta, perché erano nei bordi, ma qualcosa li ha fatte cascare dentro e piegare in questa direzione. Vedrete, questa è un'immagine LIDAR, e vedete, sostanzialmente, è stata presa da un drone, ovviamente, vedete che è decisamente impensabile che qui sopra ci potesse essere un piramidion. C'era qualcos'altro qui sopra, ma un piramidion? No, non è mai esistito un piramidion sulla superficie del top della piramide. Guardate, qui si vede in questa fotografia un'altra cosa strana. I bordi, le pietre del bordo in alto, non sono orizzontali con le pietre del secondo strato. Bisogna fare delle osservazioni, il ricercatore fa delle osservazioni, guarda, io sono mezzo ciecato, però mi rendo conto che c'è qualche cosa in questa struttura che non è come ce l'hanno raccontata, e allora viene fuori che devi fare delle ipotesi di lavoro, e noi delle ipotesi di lavoro le possiamo fare. Vedete che non sono allineate le pietre, anche nel bordo, sono schiccherate, sono come se fossero state smosse. Possiamo fare delle ipotesi.
E le ipotesi sono queste qui. Allora, i blocchi appaiono disastrati e non più perfettamente allineati tra loro, né con i bordi della piramide, né tra di loro. E i massi che evidentemente erano collocati su questo piano sono caduti al centro. Sono caduti. Qualcosa li ha spinti a cadere e a occupare delle posizioni sostanzialmente non corrette, con dei buchi tra una parte e l'altra. Pensate che fra un po', originariamente nelle costruzioni che sono rimaste tali e quali, neanche una tesserina del telefono entra tra un blocco e l'altro, da come sono precise queste costruzioni. I buchi nelle pietre sono stati eseguiti con la stessa tecnica presente in altri manufatti, per esempio a Pumapunku in America del Sud, dove vedremo c'è questa, il mistero della vibrazione. Anche lì, la piramide, abbiamo detto, era stata costruita con qualcosa che serviva a esaltare una vibrazione per curare il faraone. Ed evidentemente questa civiltà ci aveva la cognizione che la vibrazione poteva essere fatta e gestita in qualche modo. Ma poi, alla fine, i fori sembrano servire a sostenere delle impalcature, a fare qualcosa. Quindi è impossibile che se lì ci siano dei fori, sopra ci potesse essere un tappo che facesse da piramidion. Perché al di là della grandezza del piramidion, proprio non aveva senso che sotto ci fossero dei buchi fatti apposta per sostenere qualcosa. Questo è il buon senso, no? Allora, non esiste nessun piramidion. Cioè, il piramidion è un'invenzione di Zaki Hawass. E su questo non c'è ombra di dubbio. Come dicevo, una cosa importante, no 70 tonnellate, ma almeno 7x4, 28, 280 tonnellate doveva pesare quella roba lì. Nessuno l'avrebbe mai tirato su un pezzo di 280 tonnellate. Sicuramente non con le corde, come abbiamo fatto vedere, come ti vogliono dire. Soprattutto questa cosa del piramidion è una invenzione degli egittologi, cioè i piramidion erano sugli obelischi, cioè la punta dell'obelisco, e su qualche piramide più piccola, ma sostanzialmente molte piramidi non avevano nessun piramidion. E questo si vede anche, per esempio, da questa litografia del lago Moeris. Questa risale a delle informazioni che vengono dal 490 prima di Cristo, dove sostanzialmente gli storici del periodo, Erodoto, descrivono due piramidi gigantesche nel lago Moeris, che al posto del piramidion c'avevano due cose, due statue ciclopiche, giganti. Non sono le uniche che sono in Egitto, perché in Egitto c'è un posto dove ci sono due di questi colossi giganteschi che pesano centinaia di tonnellate, in un blocco unico, che nel deserto praticamente, dove in mezzo probabilmente ci passava una strada una volta. Cioè, noi non abbiamo la possibilità di spostare quelle pietre oggi in nessun modo da una parte all'altra, quindi come hanno fatto gli antichi egizi, facciamoci sta domanda, no? Perché poi se ci facciamo la domanda ci dobbiamo purtroppo rispondere. Esistono quindi diverse litografie di tempi antichi in cui si raccoglievano le informazioni di Erodoto e in qualche modo si facevano dei disegnini, e questi disegnini in qualche modo sono rimasti. E cosa dice Erodoto? Storie, libro secondo. Allora, il perimetro del lago misura 3600 stadi, cioè 60 scheni, pari alla lunghezza del litorale egiziano, quindi tanta roba. Il lago si estende nel senso della lunghezza da nord a sud, e nel punto di maggior profondità è profondo 50 orge. Esso dimostra da solo di essere artificiale, è stato costruito in modo artificiale, e opera di scavo, poiché circa in mezzo vi sono queste due piramidi che s'alzano sul livello dell'acqua di 50 orge ognuno, e altrettanto è la profondità. Quindi
Quando arriva Erodoto, già il lago si è alzato e queste piramidi che una volta stavano nell'acqua sono state in parte sommerse, perché sono passati già migliaia di anni dall'ultimo istante in cui queste piramidi sono state utilizzate. E ancora qui però vediamo una cosa interessante, che gli antichi egizi ti costruiscono un lago artificiale per metterci due piramidi con i piedi a mollo. Questo cosa vuol dire ancora una volta? Che le piramidi di questo tipo gli serviva l'acqua e dovevano stare nell'acqua. Ancora una volta, non è che c'è una seconda possibilità. Il lago è un'opera veramente colossale, perché a seconda della stagione veniva a prendere l'acqua del Nilo e serviva come bacino idrico, e poi in un'altra stagione scaricava l'acqua al Nilo quando il Nilo è in secca, quindi qualcosa che 3500 anni fa non si poteva fare. Allora, mi fai vedere anche il piramidion della piramide accanto, quella di Khefren. Vedete che Khefren è più piccolo, se va per dì, ma insomma, guardate come sarebbe il posto dove ci sarebbe dovuto essere sto piramidion. E capite subito una cosa, è successo qualcosa, per cui anche qui i pietroni, che hanno dei buchi come quelli dell'altra piramide, tondi, fatti apposta per evidentemente tenere anche qui qualche palo, non sono, sembrano buttati lì, sembrano caduti, spostati da una posizione precisa. E vedrete che questa posizione precisa è vedete, per esempio c'è quel pietrone che sta lì, proprio sul limite, che sta per cadere praticamente, ma è lì sospeso. Questa piramide ha una caratteristica fondamentale. La parte iniziale, insomma, più alta, la sommità è ancora abbastanza simile a come era una volta, perché in basso la superficie è completamente schiccherata, cioè non è più liscia, è crollata tutto il rivestimento esterno, che poi servirà a costruire, a ricostruire la città del Cairo e soprattutto la moschea di Maometto, dove si trovano pezzi della piramide, praticamente delle piramidi. Guardate come è fatto qui. Che impressione avete? È come se qualcuno avesse preso questa roba e l'avesse shakerata in qualche modo. Che cos'è che ha creato questo? E qui prendiamo le due situazioni, Khefren e Khnum Khufu. Notate una cosa interessante. Notate che sia le pietre di una che le pietre dell'altra sono piegate tutte nella stessa direzione. Ma che strano! Perché non farsi questa domanda? Io sono cecato, perché me la devo fare io per prima volta? Avrebbero dovuta farsela gli egittologi. E allora qui dobbiamo dare una spiegazione di questo fatto qui. Qui sono stati fatti degli studi. Vedete la piramide di Khefren? Nella parte alta, dove c'è rimasta parte della copertura, guardatele queste quattro cose e guardatele insieme, ensemble. E io le guardo e noto che due facce, la est e la west, cioè e la ovest, hanno più buchi neri, hanno più pietroni che sono saltati fuori. Che strano, proprio le due facce che sono una da una parte e una dall'altra. Come mai quelle a 90 gradi meno? Vedete, partiamo dal 1303. Nel 1303 c'è stato un terremoto che è partito dall'isola di Creta, ma ha raso al suolo il Cairo completamente. In quel contesto si può pensare che l'onda sismica abbia fatto piegare la piramide in questo modo e solo, principalmente, nei due lati, l'ovest e l'est, siano schizzate fuori sti pezzi di roba? Allora si sarebbe potuto capire anche come le pietre che sopra erano messe tipo balconcino nel posto dove ci dovevano essere i due piramidion, siano cascati all'interno, alcune fuori e alcune all'interno del plateau, del top.
Così sono andato a verificare se qualcuno aveva studiato come si sposta una piramide con il terremoto. E i lavori scientifici pubblicati mostrano, come vedete, alcuni movimenti che sono quelli che fanno le piramidi. E guardate così, fanno proprio questo movimento qui. Quindi i sassi della parte ovest e della parte est sono schizzati fuori molto di più, con probabilità superiore, che non quelli della parte nord e sud. Ah, ma questo è interessante. C'è un piccolo problema. Vedete che non c'è nessun movimento di torsione. Cioè, i modelli non hanno previsto che ci fossero possibilità di torsione della piramide. E allora quei massi che abbiamo in cima e che si sono spostati così, come si sarebbero ruotati? Vuoi vedere che c'è stato un altro evento prima del 1303 che ha prodotto quella cosa lì? Tenete presente che nel 1303 le piramidi erano già migliaia di anni che nessuno ci metteva più piede, nessuno le utilizzava più. Che cosa può aver preso solo i pietroni della parte esterna e fatti ruotare così? E i pietroni della parte interna no. Perché se io prendo la piramide e gli do un colpo così, con tutti i massi che ci sono, vedete che questi massi non si spostano. Quello che si sposta è solo la parte centrale, perché nella parte in alto, perché la parte in alto non ha un pietrone sopra che lo blocca. Allora, la parte in alto, i pietroni sono più liberi, hanno più gradi di movimento, di libertà, e quindi si può risentire di questo movimento di torsione, cosa che invece gli altri pietroni no. Ma allora ci deve essere stata una torsione, e l'unica torsione che ci può essere stata è stata proprio 13.500 anni fa, quando i lavori scientifici dicono che ci sono stati una meteora o più meteore, o forse una che si è rotta in tanti pezzi entrando nella atmosfera terrestre, e questa, impattando contro questa bilia che è la Terra, gli ha cambiato asse di rotazione. E cambiandogli l'asse di rotazione, pensate a questo botto gigantesco, tum! E così le pietre, che solo potevano avere la capacità di muoversi in quella direzione perché il grado di libertà c'era, perché era libero, si sono spostate. In quel contesto ecco che si avrebbe la dimostrazione del fatto che non c'è bisogno, perché in letteratura c'è già scritto, che 13.500 anni fa la Terra ha subito una bella botta da un meteorite o da più meteoriti, e chiaramente quella botta che vedete, che ha spostato questi sassi qui, per fare sto lavoro qui, voi pensate a camminare per la strada e la Terra, pum, subisce questa botta immediatamente. È chiaro che la razza umana lì ha fatto una brutta fine. Il diluvio universale. Il diluvio universale si colloca al di sopra di 12.000 anni fa, in qualche modo. E questo si vede chiaramente. La razza dei costruttori delle piramidi, il giorno dopo non c'era più, tutto scomparso. 100 metri, 200 metri di altezza, il mare che si è alzato e ha riempito la piramide di sale, perché poi è evaporata con grande lentezza, visto che buchi non ce ne sono, se non quei due shaft lì, la voglia l'acqua, prima più di 200 anni per poter evaporare. Evapora lentamente, tutto il sale ha cristallizzato in questo modo. E quindi ci troviamo di fronte a questa spiegazione, che è quella che poi trovate qui. Sotto ogni tanto trovate della letteratura, perché non mi sono inventato queste cose. Cioè, ci sono lì le basi della letteratura scientifica. Qui vedete l'isola di Creta e vedete chiaramente che c'è un lavoro scientifico che parla della struttura della piramide di Giza e la sua sostenibilità da un punto di vista di grandi eventi cataclismatici di questo tipo. Cosa si evince da questo lavoro qui? Che la piramide era una roba che, ma neanche un evento cataclismatico l'avrebbe buttata giù, perché la piramide ha tutti i pezzi staccati tra di loro, e quindi quando te la scuoti, la shakeri così, i diversi pezzi
si incastrano, possono essere un po' spostati, eccetera, ma si assorbe tutta l'energia potenziale della botta, che quindi mantiene la piramide in piedi. È chiaro che i pietroni dell'alto hanno subito queste trasformazioni, e le pietre che servivano per fare bella la parte esterna, quelle sarebbero cadute a terra. Sarebbero cadute a terra. Guardate, ci torniamo su questo fatto, perché nel 1303 le piramidi avrebbero dovuto assumere la visione che noi ne abbiamo oggi. Invece scopriremo che non è così. Ma prima c'è un altro mistero, che è collegato a questo, perché nello Z, che è quella specie di struttura fatta a piani di pietra e aria, ci sono, secondo alcuni ricercatori, le tracce di un terremoto che ha lievemente incrinato una delle stanze. Ogni stanza ha il nome di uno scopritore, pensate. E quindi c'è uno dei giganteschi massi che è un pochino più spostato e potrebbe essersi spostato proprio nell'istante in cui, nel 1303, c'è stato questo terremoto. Ma quello che ci interessa ora è il cosiddetto filtro passabasso. Avete visto, prima vi ho detto, questo secondo noi era un filtro che serviva per purificare la vibrazione che veniva dal vento. Il vento fa vibrare la piramide. In fondo noi che cosa abbiamo fatto con il radar ad apertura sintetica? Siamo andati a cercare questa vibrazione che tuttora c'è. L'avrebbe amplificata. Come l'avrebbe amplificata? Guardate, sulla destra noi ci troviamo, visto dall'alto, questa struttura del Z che sembra una casetta, ma è gigantesca, ovviamente, perché è grande come tutta la stanza del faraone. È fatta così, c'è un tetto, e poi ci sono una serie di 5 livelli di granito. Granito, perché granito? Il granito fa sostanzialmente passare la velocità del suono a 4.000 metri al secondo, quindi il granito è ottimo per fare un filtro audio, sostanzialmente. Vedete che sulla parte sinistra c'è un lavoro, sempre scientifico, dove si parla di lenti acustiche. Che cosa sono le lenti acustiche? Sapete, ci sono le lenti, come quelle degli occhiali, che servono per la visione, per i fotoni, per far diventare un segnale visivo più piccolo, più grande, distorto, eccetera, rovesciato. Così esistono anche delle lenti che, invece di funzionare con le onde del campo elettromagnetico, funzionano in the same way con le onde del campo auditivo, sonoro. In alto lo Z è fatto così, e poi c'è sopra subito un pietrone piegato in questo modo che sembra una lente. È una lente sonora, e viene descritto anche in questo lavoro proprio come è sta lente sonora. Vedete che in basso c'è anche una, per chi volesse andarsi a leggere il lavoro, una ricostruzione di una specie di cassa armonica fatta così, cioè non è le due superfici della cassa non sono parallele tra di loro, si aprono così, no? Gli esperti di Wi-Fi qui vanno a nozze, perché noi abbiamo usato gli stessi strumenti a livello di computer per studiare le vibrazioni della stanza del faraone, che ora gli esperti di Wi-Fi usano per collocare l'impianto Wi-Fi nel miglior posto possibile, nella loro stanza migliore, eccetera, eccetera. Guardate, noi ci troviamo di fronte a le due facce dello Z, no? E nella stanza sotto, vedete, a sinistra, voi vedete che c'è nella stanza del faraone un piccolo quadretto nero in basso a destra. Quel quadretto nero in basso a destra è l'entrata della stanza. E invece sulla sinistra c'è, lo vedete in piccolo, il blocco che conteneva il corpo del faraone, che come abbiamo visto non era così. E sopra ci sono questi livelli di pietre schiccherate in alto e lisce in basso. E io mi sono posto il problema.
ma perché non l'hanno schiccherate anche in basso, che facevano prima? Perché ci rendiamo conto, e si vede dai lavori scientifici, che quando un suono va a sbattere contro una superficie non perfetta, il suono viene ributtato indietro con maggior probabilità se il suono ha una frequenza alta. Se il suono ha una frequenza bassa, invece se ne fotte dello schiccheramento delle pietre e passa probabilisticamente dall'altra parte. Dall'altra parte incontra un altro stadio che fa lo stesso lavoro, e poi lo stesso lavoro, e poi lo stesso lavoro. Quando il suono viene rigettato indietro, trova una superficie piana e quindi il suono che è stato rigettato indietro, che è quello ad alta frequenza, esce velocemente, si toglie dalle scatole. Quindi alla fine in basso ci passa solo quel suono che ha una bassa frequenza. Ma guarda che strana sta cosa! Notate sulla parte destra, per questo vi dico, guardate che gli egiziani, gli antichi egizi, neanche un sasso hanno messo così a caso, neanche un sasso. Nella parte destra vedete, in alto si vede bene la lente sonora, è un masso fatto come una lente in qualche modo. Quindi il tetto non è un tetto, ma serve semplicemente per convogliare il rumore all'interno della stanza. Notate che la parte alta è più stretta della parte bassa. Ma perché l'avranno fatto così, solo in quel senso, mentre dall'altra parte no? E perché ci sono tante file di pietre, tutte della stessa grandezza, sotto l'abbiamo visto pari, sopra fatte male? Ma perché della stessa grandezza? Al centro c'è il radar ad apertura sintetica, che vede da 680 km d'altezza all'interno del granito della piramide lo Z. Come lo vede? Guardate, da 680 km d'altezza, guardare nel granito e vedere quella cosa lì, che è chiarissima situazione, è qualcosa di incredibile. Pensate, 680 km d'altezza, noi riusciamo a vedere nella parte centrale praticamente lo Z come veramente è fatto. E questo solo perché stiamo utilizzando un radar ad apertura sintetica che non è il migliore per fare questo, perché abbiamo in questo lavoro, una risoluzione di 160 centimetri, quindi ogni pixel è 160 centimetri. Noi misuriamo i pixel e misuriamo anche la grandezza di questa roba qua. Noi abbiamo a disposizione dei radar che hanno una risoluzione di 5 centimetri, quindi vediamo gli sputi di Tutankhamon per terra, quando e se ce lo faranno usare. Allora, facciamo una simulazione. Prendiamo il computer e facciamo una simulazione. Quindi abbiamo preso lo Z, l'abbiamo rovesciato, vedete la parte in basso è quella più stretta, la parte in alto è quella più larga. Abbiamo tre situazioni. La prima situazione dove le onde sonore sono più lunghe, quindi la frequenza è più bassa, nel mezzo una situazione media e a destra una situazione con onde sonore a frequenza più elevata. Vediamo cosa ci dice il computer. Come vedete, comincia allora il suono, arriva, sale e guardate che cosa succede nella simulazione. Vedete che noi abbiamo simulato anche la diversa lunghezza dei piani delle camere. Quando il suono esce, vedete che si sta sincronizzando una striscia nera, una striscia chiara, una striscia scura, una striscia chiara, perfettamente intervallate, mentre si sta creando un cono di rumore che va verso il centro. Guardate, tra una stanza e l'altra, il suono va in perfetta armonia, cioè va in risonanza. Una sola striscia di suono, chiamiamola così, chiara, scura, chiara, scura. Vediamo cosa succede nel mezzo. Nel mezzo vedete
che l'onda sonora corre più velocemente. Corre più velocemente perché è un'onda che ha più energia, avendo una frequenza più alta e quindi una lunghezza d'onda più corta. E guardiamo che cosa succede. E si può notare che il risultato è completamente diverso dal primo risultato. Innanzitutto non va in risonanza un bel niente tra una camera e l'altra, ma non solo. Si ottiene una non focalizzazione del segnale. Prima si ha una focalizzazione del segnale, nella seconda stanza no. Vediamo la terza. La terza è ancora più veloce e c'è una energia superiore. Guardate, quello che succede nella stanza del faraone è addirittura che torna indietro il rumore. Torna indietro e quindi non può essere utilizzato per ottenere il risultato che stiamo per vedere alla fine, che sarà un risultato estremamente chiaro. Vedete, torna indietro. Vediamo il risultato finale. Eccolo qua. La simulazione finale. Questa volta abbiamo preso la stanza e l'abbiamo raddrizzata nella direzione giusta, cioè in basso c'è la stanza del faraone. Vedete i piani dello Z, vedete che il suono si è focalizzato al centro della stanza, quasi al centro della stanza, e guardate che nel punto dove si focalizza c'è sta proprio la testa di quello che sta all'interno del sarcofago. Se lui è posto con la testa a sud e i piedi a nord, guardate, nella parte destra si vede chiaramente la posizione del sarcofago e la posizione di questo raggio sonoro. Vi rendete conto del perché il sarcofago non è perfettamente al centro della stanza, ma è un pochettino spostato per ottenere questo effetto? Cioè, questi, ma neanche 5 centimetri hanno perso di vista. Dall'altra parte, sulla parte sinistra, vedete che c'è lo studio, non è questo un lavoro scientifico, sui i nuovi tipi di materiali. Arriva un raggio sonoro, entra dentro questo nuovo tipo di materiale e il raggio sonoro che fa viene distorto come una lente sonora, e va in un punto. Allora, guardate come è fatto sto nuovo materiale. Questo nuovo materiale, a parte il fatto che è concentrico, ma nel nostro caso era rettangolare, è fatto di materiali concentrici, strisce, trun, trun, trun. Questo cosa vuol dire? Che quando il sistema non ha simmetria circolare, ma ha simmetria rettangolare, lo fanno i pietroni uno accanto all'altro queste cose qui, perché devono essere pezzi di pietra che devono sviluppare una vibrazione in questo senso per poter simulare una concentrazione al centro. Quindi gli antichi egizi che cavolo facevano? Sapevano esattamente come funzionava il suono? Non è che, voglio dire, 2 più 2 non fa 4, o meglio, fa 4, ma in qualche modo ci vogliono far credere che faccia 19. Abbiamo fatto dei conti e quello che vediamo è che il computer ci dice che la stanza del faraone, quando è riempita di acqua ed arriva l'acqua all'altezza giusta, vibra a 32,9 Hz, la frequenza a cui la stanza assorbe più potenza. 32,9 Hz vanno a convogliarsi con la forma del sarcofago, chiamiamolo così erroneamente, che è fatto su tre misure fondamentali, che sono multipli di pi greco, 4,32 sezione aurea, e va in risonanza il sarcofago a 3,89 Hz, quella frequenza che noi tanti anni fa abbiamo già detto doveva essere la frequenza della parte animica. La parte animica è una cosa che vibra e ha una sua frequenza. 3,89 Hz, ma guarda che strano, per 32,9 ho un Fa 128, che è una potenza di 2 precisa. Sapete che gli egizi erano fissati con la matematica del 2, avevano
un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, lavoravano tutto su frazioni che vengono chiamate proprio frazioni egizie. Ma non contenti di questo, siamo andati a vedere dove nella stanza si ha più pressione sonora. E dove si ha più pressione sonora? Dove il sarcofago è ora collocato, oppure qualcuno dice era collocato anche al centro della stanza. Ma la cosa interessante, noi questo non lo sappiamo, se il sarcofago una volta era collocato al centro della stanza, non lo sappiamo. Però al centro della stanza, la fascia intermedia, quella scura, dove c'è più pressione sonora, è proprio la fascia dove ci sono i due buchi che fanno entrare e uscire l'acqua. Quindi è proprio la zona dove c'è più pressione sonora, dove c'è più segnale. Questi, lo ridico un'altra volta, non si sono inventati nulla. Ogni pietrone l'hanno messo lì con quella misura, con quella proporzione, con quel principio. La manipolazione della pietra, questo è un altro problema che noi abbiamo. Come cavolo hanno fatto a spostare la pietra, a manipolarla e così via? Guardate, bisogna pensarci. Qui, per esempio, ci sono due scale. Scale antiche, scale che sono state distrutte dall'acqua, da centinaia di persone che ci sono passate nei secoli e così via. Vi vorrei far vedere un'altra scala. Quella del tempio di Hathor. Qui siamo a Dendera. Hathor è quella dea molto importante, un po' con la faccia leonina e questi orecchietti un po' a sventola, così, che si vede in tante pitturazioni, raffigurazioni. Questa scala che voi vedete è una scala che non è stata fatta con gli scalini, è un pietrone unico che in qualche modo è stato scolpito così. E vedete che sembra anche questo piuttosto manipolato dal tempo. Andiamola a vedere da vicino. Guardate un po' come è fatto. Non sembra che sia... Sì, sembra che si sia sciolto. Che la pietra si sia sciolta e che in qualche modo lo scioglimento della pietra abbia creato questa situazione. Tanto è vero che vedete che al centro di ogni scalino c'è un monte, cioè è pieno di liquido di pietra, liquido di pietra. Cosa che invece non dovrebbe essere se c'è un'escavazione, al centro ci dovrebbe essere un ribasso, no? Un avvallamento. È un avvallamento, guardatela più da vicino. E vi rendete conto immediatamente che ci sono dei pezzi di superficie che sono un po' scheggiati, saltati via, pum! Questo succede quando la pietra, il granito in questo caso, si vetrifica. Allora, la vetrificazione come cavolo viene fuori? Ma qualcuno potrebbe dire, la vetrificazione viene fuori perché ho scaldato la pietra. Sì, ho scaldato la pietra, ma se scaldo la pietra si deve colorare di rosso perché si devono creare degli ossidi di ferro. Questi non sono stati trovati. Quindi ci deve essere qualche altro trucco. Qualche altro trucco. Cerchiamo qualche altro trucco. E noi, alla fine, che siamo dei rompipalle, lo troviamo. Guardate, questo è il famoso obelisco di Assuan, non finito. È un pietrone della Madonna. Ora lo vedremo dall'alto per farvi vedere, capire come era incredibile lavorarlo, questa cosa qui. Vedete che la pietra ha delle onde. È ondulata. E le onde, come se la pietra fosse diventata liquida, e le onde sono tutte alla stessa distanza. Sapete che cosa vorrebbe dire? Bah, facciamo finta che noi possiamo liquefarla, questa pietra. Se liquefacciamo la pietra e la sottoponiamo a una vibrazione, scopriremo che le onde sono tutte alla stessa distanza paragonata al tipo di vibrazione e alla frequenza che noi abbiamo utilizzato. Bueno, questo è quella specie di bestia gigantesca che è gigantesca questa cosa. Vedete che è rotta in tre pezzi. Vuoi vedere che si è rotta proprio nel 1303 sta roba, quando c'è stato il famoso terremoto che ha distrutto il Cairo? Guarda, ma ammettiamo di non saperla questa cosa. Questa roba qui, una volta che te l'hai finita, la devi tirare su e la devi trasportare. Questo è 1 milione di tonnellate, questa roba qui.
Noi non abbiamo la possibilità oggi di fare un lavoro del genere, non sapremmo come fare, va bene? Guardiamola da vicino, vedete che è tutta ondulata la superficie di questa roba ed è ondulata anche la superficie a lato, quella che è servita da sponda. E ci chiediamo, ma come mai è ondulata solamente sulla parte di qua e non sugli altri lati? Cioè, vedete quante domande mi faccio? Perché se non ti fai delle domande non cerchi nemmeno la risposta. Allora, guardate che la risposta la troviamo. Guardate anche qui. È innegabile che ci sia stato un processo di ondificazione del materiale. Questa è una pietra che sta invece, mi sembra, in Sud America, e in Sud America, Puma-Punku, noi ci troviamo con le stesse situazioni. Guardate quest'altra, questa è veramente lì la pietra bolle. Bolle e fa le onde. E queste sono tonnellate di pietre, cioè un omino è alto, guardate c'è la recinzione, vi rendete immediatamente conto del pezzo gigantesco di questa roba. Allora, vuoi vedere che anche nell'America del Sud hanno utilizzato la stessa tecnologia in qualche modo? Come? Poniamoci il problema. Se l'hanno fatto, lo sapevano fare, e se lo sapevano fare era perché se poteva fare. Noi, cosa ci possiamo immaginare? Questa è un'altra pietra di una importante muraglia di una città in America Latina, di quelle che sono sulle Ande, eccetera, eccetera. Vedete che ogni tanto la pietra sembra liquefarsi. Io ho portato qui solo due o tre diapositive, ma ne potrei far vedere 200, che la gente rimane con gli occhi così, perché lì capisci veramente come è successo qualcosa a un certo punto e questa pietra è colata. E mentre cola, però non cola in modo normale, cola a onde. Quindi, che differenza c'è tra le onde acustiche e le onde caloriche? Perché per fare una cosa del genere uno dice, la pietra è stata scaldata, ma per scaldarla non si ottengono questi risultati qui, in qualche modo. Allora, che differenza c'è tra il calore e il suono? Allora, il calore è un'onda sonora caotica. In tutte le direzioni questa onda sonora va, e si scalda il materiale sostanzialmente nel quale viene prodotta questa onda. L'onda sonora è un'onda sostanzialmente polarizzata, cioè che va in una sola direzione. Io sparo il suono in questa direzione e lui va in questa direzione. Allora dovete capire che c'è il problema i fisici quantistici si sono chiesti: ma a livello di fisica quantistica, che cos'è la fusione del materiale? La fusione del materiale, per la fisica quantistica, è irraggiare il materiale con un'onda sonora. Quando l'onda sonora acquisisce la lunghezza d'onda identica del cristallo, cioè lunghezza d'onda che vuol dire la distanza che c'è tra un centro cristallino e l'altro, entra in risonanza il movimento dei due centri cristallini, che a un certo punto si staccano. Ma questo che cosa produce? Produce che non c'è più il cristallo e che c'è il liquido. E se questa cosa viene fatta non col calore, cioè in tutte le direzioni, ma in una direzione sola, quello che succede è che il granito fonde in un'unica direzione. Cioè il granito è sempre granito, perché nelle altre due direzioni i cristalli stanno sempre attaccati insieme. Quello che succede è che in questa direzione, dove io emetto il suono polarizzato, il granito non è più granito, ma è liquido. Un liquido strano, un liquido in una sola direzione. Ma che strano! Guardate, questo è un lavoro scientifico in cui si fa vedere una lastra di ferro e una macchina che produce raggi gamma. I raggi gamma non passano attraverso il ferro. Sai cosa fa il ricercatore? Prende la lastra di ferro e la fa vibrare. Mentre la lastra di ferro vibra, i raggi gamma passano dall'altra parte e il ferro è diventato trasparente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa fondamentale, che se tu prendi una roba come un pietrone egizio e lo fai vibrare a una certa frequenza, su un solo lato,
quello cambia l'indice di rifrazione, diremmo noi, diventa trasparente. A quel punto te ci puoi mandare dentro una luce che può passare attraverso il pietrone, perché il pietrone ha subito una differenziazione dell'indice di rifrazione. Di qua no, ma di qua è trasparente. Ma pensa che strano, perché succede così. Il ghiaccio non è l'acqua. L'acqua è trasparente, il ghiaccio non lo è. Perché? È cambiato l'indice di rifrazione. Il ghiaccio è il solido dell'acqua. Allora, guardate, i lavori scientifici ci sono e dicono proprio questo. E cosa dicono? Dice, gli effetti di massa sono creati da fononi, ma anche da fotoni, che producono quindi effetti gravitativi. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa fondamentale. Innanzitutto, i fotoni possono essere rallentati. Come si fa a rallentare? I fotoni vanno alla velocità della luce. Te c'hai un raggio laser, pum, va alla velocità della luce. Beh, se il raggio laser entra in una marmellata fredda e trasparente, a meno 270 gradi, e il fotone rallenta. Noi siamo riusciti a rallentare i fotoni a 14.000 km al secondo. Dai 300.000 è stato un bel rallentamento. Ma che cosa succede? Che se entrano 10 fotoni nella marmellata fredda, si raffreddano, dall'altra parte non escono 10 fotoni, ne escono 6, di meno. E dove vanno a finire gli altri fotoni? Nel frattempo compaiono dei fononi. E che cosa sono i fononi? I fononi non lo sa nessuno cosa sono. Te lo dico io cosa sono i fononi. Sono fotoni rallentati. Nell'istante in cui il fotone si rallenta, acquisisce la capacità di mostrare massa o antimassa, perché il fotone virtuale è in equilibrio, fotone e antifotone, che sono in equilibrio tra di loro. Vedete come questo dito, che sembra non essere né a destra né a sinistra, ma un po' dappertutto. Perché noi non abbiamo la capacità di vederlo con la stessa frequenza a cui io muovo il dito. Cosa succede? Vedete nell'altro lavoro, quello a destra, scritto piccolo piccolo? Non mi interessa farvi vedere cosa c'è scritto dentro, ma guardate che c'è una sola formuletta, piccolina piccolina, dove c'è scritto M. È la massa del fonone. E lì c'è la formula, che non mi interessa. Ma davanti a sta formula c'è un segno meno. Sapete che vuol dire? Che i fononi hanno antimassa, cioè sono antigravitativi. Cominciamo a pensare che il pietrone può essere utilizzato perché c'è un problema antigravitativo dentro. Lo dice la scienza, con l'H o senza, ma lo dice. E qui ci abbiamo altri due lavori. E quello che potrebbe succedere è che i fononi che entrano dal basso nel cristallo rimbalzano all'interno di esso. Ora vi dico cosa succede. Questi due lavori scientifici dicono quello che vi sto dicendo io. Voi ci avete un pietrone grosso così, lo fate vibrare dal basso, ci mettete una vibrazione forte, la vibrazione entra come suono nella pietra e quando si tratta di uscire, il suono dice, ma se torno indietro è più facile perché il suono nella pietra 4.000 metri al secondo, se esco 342 metri al secondo, quindi il suono preferisce rimanere dentro la pietra perché ci va più veloce, fuori è come se incontrasse stranamente una cosa più densa, farebbe più fatica a uscire fuori e quindi il suono torna indietro e si incontra con l'altro suono che sta salendo, si crea un'onda stazionaria, sferica. Su questo lavoro che c'è scritto? Che le onde stazionarie, e quindi in questo caso sferiche, sono capaci di mimare campi gravitazionali. Ma che meraviglia! Il problema è che il fonone ha un'antimassa, quindi non crea una gravitazione, crea un'antigravitazione. E questo viene riprodotto poi in laboratorio, dove sono stati riprodotti questi fenomeni col suono, che è più facile da utilizzare, che non la luce, che va veloce da tutte le parti, ti scappa da tutte le parti. Quindi, morale della favola, vedete in basso,
hanno fatto degli esperimenti e si fa vedere come un raggio di luce che entra in un cristallo, che viene fatto vibrare da sotto, il raggio di luce cambia direzione. E in un caso, vedete, va verso il basso e poi nel mezzo, dove si crea questo campo gravitativo, il raggio di luce gira. Ma come si fa a girare un raggio di luce? Ci vuole un buco nero o un buco bianco, cioè quel qualcosa che fa girare la luce, perché sennò la luce qui non gira. Invece in questo esempio si fa vedere che il suono ha prodotto il cambiamento di direzione della luce. Questo vuol dire anche che il suono, i fononi e i fotoni si accoppiano tra di loro. Si accoppiano tra di loro perché simili a similibus, come al solito, cioè... esattamente. Ma non è tutto qui. No, non è tutto qui. Perché? Perché il buco che si forma all'interno di questo pietrone è un buco bianco, non un buco nero. Cioè, non un buco massivo, ma un buco antimassivo. Cos'è il buco nero? Il buco nero è una roba che assorbe tutto. No? Non si vede manco la luce, perché la luce, i fotoni, vengono assorbiti. Se noi studiamo bene la natura della luce, ci rendiamo conto che se esiste l'antifotone, l'antifotone e il fotone sono in rapida interconversione tra di loro. Noi vediamo solamente metà del mondo, perché sono i fotoni che interagiscono con la materia. Gli antifotoni interagiscono con l'antimateria. Non possono interagire con la materia, dice la fisica, e quindi la parte antifotonica del fotone noi non la vediamo, vediamo solo metà del mondo. Però questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo perso l'idea dell'antifotone. Allora l'antifotone è, un istante prima era fotone e un istante dopo risarà fotone. Lanciamo questo raggio di luce all'interno del blocco e guardate che cosa succede. Il buco bianco che è nel mezzo e i fotoni che ci girano attorno. Vedete che cosa succede? I fotoni vanno sopra oppure sotto, a seconda dell'inclinazione del raggio, proprio come in quell'esempio pubblicato in letteratura prima. Il buco bianco è, la fisica dice, il buco bianco è un buco nero che torna indietro nel tempo. Cioè, detto così, ci mettiamo a ridere, perché sembra una cosa di Topolino. Ma pensate al buco nero che assorbe tutti i fotoni. Quindi facciamolo tornare indietro, e tutti i fotoni vengono fuori. Quindi il buco bianco è qualche cosa che butta fuori i fotoni. È vero che butta fuori i fotoni, ma tutti quei fotoni che colpiscono il buco bianco e che in quell'istante sono antifotoni, ci si ficcano all'interno del buco bianco, che è di antimassa. L'antimassa del buco bianco, fotone, attira l'antimassa dell'antifotone. Quindi sto buco bianco si gonfia come un pallone pieno di antimateria. E l'antimateria cosa fa? È antigravitativa. E quindi il risultato finale è che il pietrone si liquefa solo in una direzione, cambia indice di rifrazione, quindi noi ci possiamo passare nel mezzo, perché vediamo da parte a parte solo in una direzione, e questa materia diventa morbida. E come dicevano gli antichi, come si costruiva il Tempio di Salomone? Il Tempio di Salomone si costruiva con lo Shamir, che era il verme di luce che era stato dato da Dio a Davide per costruire il Tempio di Salomone. E veniva poi utilizzato, veniva messo in una scatola di piombo con della stoppa, perché sennò si rompeva. E si otteneva un fischio, c'era un fischio che si sentiva quando si utilizzava questa roba, e la pietra diventava di luce. Quindi le antiche cronache, non solo quelle egizie o quelle ebraiche, ma anche quelle degli indiani Hopi, faccio per dire, in America Latina, ti descrivono le stesse cose con nomi diversi. Ma allora, se quelle erano le cronache locali, utilizziamole in qualche modo, perché abbiamo comunque una testimonianza di quello che, guarda caso, la fisica ci racconta ora. E non basta, perché ci sono degli effetti geomagnetici. Voi prendete una bussola e la mettete vicino alle pietre di Pumapunku o alle pietre di Giza e di Kefren,
sono stati fatti dei lavori scientifici e vedi che la bussola cambia, segna le linee di forza del campo magnetico del granito. Ma come? Il granito non dovrebbe avere linee di forza precise, non è ferromagnetico il granito, a meno che il granito non fa come il basalto. Noi qui ce l'abbiamo il basalto, eh. Cosa succede? Il Vesuvio butta fuori la lava, cioè il basalto, si raffredda e le molecole di basalto, il cristallo di basalto, si orientano tutti verso il nord. Questo è quello che è successo e che succede nelle pietre della piramide di Cheope. Lavori scientifici pubblicati, non lo dico io, lavori scientifici, ce ne sono almeno due di un certo spessore. Com'è possibile questo? Semplice. Prendi il granito, fai in modo che almeno su un asse ci sia libertà di movimento, perché su quell'asse la roba è liquida, le pietre si orientano tutti quanti di poli in una certa direzione e quando smette la vibrazione, smette la macchina che ha prodotto questa roba, le pietre si sono tutte diventate sostanzialmente geomagnetiche, chiamiamole così, ferromagnetiche, è incredibile, senza riscaldare. Questo è quello che succede. Non so se voi vi siete mai accorti che nel mondo qualcuno aveva già fatto, anche molto tempo prima, operazioni del genere, diciamo gli uomini della pietra. Si dice, ma come gli uomini della pietra sanno fare queste cose? Perché gli uomini della pietra forse sono meglio. Vedi, ci sono dei posti nel mondo dove gli uomini hanno posto le loro mani e hanno in qualche modo potuto farlo perché la pietra si è sostanzialmente liquefatta, ammorbidita. Qui, per esempio, siamo in Bolivia, qui siamo in Utah. Guardate, lo sfondo si vede che c'è una serie di onde nella pietra che salgono in qualche modo. Guardate che strano, qui siamo nel Wyoming. Guardate e notate sulla destra le onde della pietra. Noi non sappiamo che cosa è successo, ma qui ci troviamo con lo stesso fenomeno che abbiamo a Giza, a Pumapunku, in Russia, in Giappone, dove questi grandi megaliti fanno bella mostra di sé e le pietre sono state spostate in un modo che noi non sappiamo come. Non sarà che il sistema era lo stesso e che qualcuno many years ago, diversi anni fa, sapeva fare le stesse cose che noi ora postuliamo con i lavori di fisica quantistica pubblicati in letteratura. Cioè, c'è già scritto tutto. Basta andare in laboratorio e fare la prova, no? A Gaeta, per esempio, questa è a Gaeta, a Gerusalemme. Non vi dico dove abbiamo trovato tutte queste cose. E ci sono sempre queste piccole onde che evidentemente, vedete qui, ragazzi, fatevi due conti, diamoci una risposta. Mettiamola, non la sappiamo, mettiamola nel cassetto, ma facciamo un minimo di paragone, no? Usiamo l'intelligenza. Perché l'intelligenza? Che cos'è? Qui ci andrebbe fatto una... Che l'intelligenza è la capacità di mettere insieme due eventi che sembrano tra di loro non avere nessuna coniugazione, nessuna attinenza. Questa è la vera forza dell'essere umano, capire. E qui c'è un altro problema, che è la vera storia dell'entrata della piramide di Cheope. Qui veramente io vado a fare le ricerche e cerco di fare letteratura, come si fa normalmente. Mi fai capire questa piramide, quando è che hanno scoperto la vera entrata? Perché la vera entrata ha una storia complicatissima. Cioè, qui dicono i faraoni, beh, ora che abbiamo fatto l'interno facciamo l'esterno. Cioè, voglio dire, dopo aver creato l'interno, ora facciamo una porta da qualche parte. Ecco, a volte non si prevedono bene le cose. Ecco, questa è la vera porta, come appare ora. Ma in realtà è il problema che
Siamo nell'820 e questa nell'820 dice la storia, il califfo Al-Ma'mun, che tra parentesi era un rosacrociano come Napoleone, per esempio, vuole entrare nella piramide perché, sentendo le storie antiche arabe, Sherazad, le favole, dentro le storie di Sherazad c'era le mille e una notte, cioè c'era la storia di un favoloso tesoro che era nascosto dentro la piramide di Cheope. Lui, preso dall'idea di andare a trovare questo tesoro, voleva entrare nella piramide. Cosa fa? Non entra nel buco dove dovrebbe entrare, e la gente pensa: non sono entrato da quella parte lì perché io non lo so dove stava l'entrata. L'entrata era nascosta. Questo succede nell'820 d.C. Che cosa dice Wikipedia? Allora, quando voi avete da fare una ricerca, andate su Wikipedia, leggete quello che c'è scritto e fate tutto il contrario. Perché Wikipedia è stata scritta dal CICAP e quindi non possiamo affidarci a questa cosa. Guardate che cosa dice Wikipedia. Allora, dice: in origine la piramide era ricoperta da un rivestimento in calcare bianco con superficie esterna liscia, ma a causa di un terremoto avvenuto nel XIV secolo, sì, te l'ho detto, 1303, tale copertura si sgretolò e venne in seguito adoperata per la costruzione degli edifici della città del Cairo. Solo alcune pietre del rivestimento sono tuttora visibili alla base. Prosegue. Tali uomini, si riferisce agli uomini di Al-Ma'mun, tali uomini, infatti, voglio sapere come ha fatto Al-Ma'mun a aprirsi un varco. Allora, sto povero Al-Ma'mun, con lo scalpello e così, non andava da nessuna parte, perché il granito, guardate che è duro. Allora lui a un certo punto si era fissato che voleva entrare nella piramide, allora faceva delle fascine di legno, le accendeva e le metteva vicino al granito, e il granito si scaldava e poi ci buttava delle grandi secchiate di acido acetico sopra, di aceto. In quel contesto, un po' il calcare che c'era nel granito, un po' il granito stesso, che poi è silicato, quindi aveva con l'acido acetico si fa poco, però... E poi, insomma, riusciva in qualche modo, pietra contro pietra, a farsi questo varco, che è poi di pochi metri, che ci ha messo, non so, mesi, anni. Bene, Al-Ma'mun, quindi tutti gli uomini, infatti, aprirono una breccia nella parete sud. Come nella parete sud? Ma la breccia è nella parete nord. Wikipedia. Ma lasciamo perdere. Facciamo finta che sia sbagliato tutto questo. Della piramide, leggermente ad ovest e più in basso dell'entrata originaria. Entrata originaria qui, lui ha fatto un buco qui, va bene. Che è stata portata alla luce solo in epoca moderna. Cosa vuol dire in epoca moderna? A seguito di scavi nella parete. Scavi nella parete? Essa era infatti abbondantemente nascosta. Abbondantemente nascosta cosa vuol dire? O nascosta o non nascosta? Come fai a nascondere abbondantemente una cosa? L'ho abbondantemente nascosta. C'è un problema di lingua italiana. E non vi sono testimonianze che la sua copertura fosse una toppa rifatta sopra. È certo. Al-Ma'mun non è cretino, se c'è una toppa se la sarebbe vista sta toppa e sarebbe andata a scavare lì. Già, ma voi siete Al-Ma'mun, voi siete Al-Ma'mun, volete entrare nella piramide, potete fare un buco dove vi pare, fate un buco a 3 metri dall'entrata? Cioè, avete avuto un culo della Madonna! Perché uno non questa cosa qui? Cioè, ci deve pensare. Al-Ma'mun aveva l'idea, e vedremo che è così, che fosse lì l'entrata.
perché l'entrata si vedeva. Questo è il motivo fondamentale del perché non esiste nessuna data storica che dice in quel giorno abbiamo scoperto la vera entrata della piramide. Facciamo i ricercatori seri. Trovi la vera entrata della piramide, non la pubblichi da nessuna parte, ma anche gli antichi romani, Napoleone, chi per lui avrebbe detto, oh, finalmente abbiamo trovato la... Niente, non si sa, nessuno ne parla, mai. Perché? Perché nessuno ha scoperto l'entrata, perché l'entrata era là, sotto gli occhi di tutti. Perché Al-Ma'mun non è passato di là? Questo è un altro problema. Vediamo. Vedete, questa è una litografia, insomma un disegno di Ciriaco Pizzecolli, che in realtà è chiamato Ciriaco d'Ancona. Allora, guardate che lui nasce nel 1391 e muore nel 1452. Com'è che fa vedere le due piramidi belle così come sono, Khefren e Knum Khufu? Come se nulla fu desse. Sì, beh, certo, è lontano, forse magari non ha ritenuto opportuno far vedere, ma si vede bene che le piramidi sono intatte. Si vede bene che sono intatte, no? Quindi, nel disegno, questo povero Ciriaco d'Ancona ci fa vedere le cose come non avrebbero dovuto essere, perché il 1303, che è una data antecedente, avrebbe già dovuto buttare giù, come dice Wikipedia, tutto il materiale. Evidentemente allora non era così. Eccolo qua. Cioè, c'è qualcosa che non torna. Ciriaco d'Ancona non riporta nel suo disegno le cose come stanno. Sarà un errore di Ciriaco? Che te devo dire? Guarda qua però. Sono andato a vedere la storia. 1335. Il monaco tedesco Guglielmo di Boldensel aveva visitato la piramide di Giza e, avendo visto anche l'interno della grande piramide, respinse l'idea del granaio. Si pensava allora che la grande piramide che cosa serviva? Boh, dice, sarà un granaio. Dice, ma no, ma quale granaio? Questo qua, almeno nel 1335 lo è. A quel tempo, guardate, i rivestimenti esterni nella parte inferiore della piramide dovevano essere ancora intatti. Probabilmente furono rimossi su vasta scala sotto il sultano mamelucco An-Nasir Hasan, 1347-1362, per costruire anche la moschea dei... Ma guardate, 1436, ecco, ora sappiamo che è nel 1436 che Ciriaco d'Ancona fa il suo disegnino, 1436. Ma purtroppo nel 1646 John Graves ne parla nella sua piramidografia. Nella sua piramidografia lui fa il disegno che vedete al lato, che io ho ritrovato in una riedizione del 1752, ma nel 1645 era uguale, questa è una riedizione. Se voi andate a vedere, scoprite che la piramide nel 1646 sostanzialmente è intatta, ma dice ci può essere stato un errore voluto del disegnatore, ma se voi ingrandite il vostro occhietto e andate a vedere in basso, scoprite che c'è già il disegno dell'entrata originaria. Quindi vuol dire che nel 1646 l'entrata era già lì, sotto gli occhi di tutti, e tutti la vedevano. Allora c'è qualcosa che non va. E qui bisogna... tagliamo la testa al toro. Strabone dice, guardate, state tranquilli, perché io vi dico che al capitolo 17:1:33 si direbbe invece che la cosa fosse risaputa, cioè la presenza della entrata. Una, dice, è appena più grande dell'altra e in alto. Ce ne sono due. Quasi a metà di una faccia reca un masso estraibile, rimuovendolo c'è un budello sinuoso che porta fino alla camera mortuaria. Grande Strabone. Grande Strabone.
Ragazzi, Strabone al massimo è morto nel 24 d.C. Tutti sanno, c'è stato il terremoto del 1303, c'è stata tutta questa roba che è venuta giù e che sicuramente il Cairo è stato costruito con questa roba. Ma l'entrata era lì, sotto gli occhi di tutti, per questo non c'è una data in cui uno dice ma l'entrata era qui, era là, era su, era giù. Perché ci interessa sta cosa dell'entrata? Ci interessa perché con il radar all'apertura sintetica, in questo ingrandimento del modellino, noi vediamo l'entrata sulla destra, quella stanza nera, cubica, quel percorso dritto bianco che prosegue dritto nero e che va esattamente alla camera, guarda caso, del faraone, che tutti oggi chiamano la camera della regina, ma evidentemente Strabone ci aveva già delle idee chiare su questa cosa. Quindi Strabone sapeva esattamente il risultato del radar d'apertura sintetica nostro, con l'entrata originale. Ma e Zacchiawas? No. Ma posso fare questa domanda? Scusate. Perché innanzitutto c'è questo pietrone che entra e che esce a scorrimento? Ce lo dobbiamo chiedere. Perché? Pensate che la parete è tutta liscia a questo punto. Il pietrone è a scomparsa. E ci vuole questo pietrone perché l'acqua del troppo pieno che vi ho fatto vedere all'inizio usciva da quel buco in alto che vedete legato a quella freccia nera. Quello è lo shaft di uscita dell'acqua che si vede solo in pochissime foto. Sì, perché è veramente è grande così, non crediate che sia un buchino, però ed è praticamente quasi sopra la porta che deve essere tappata, perché sennò l'acqua esce da qui e rientra da sotto e quindi si riempie la parte della piramide che non si doveva riempire d'acqua. Quindi deve essere per forza tappata nell'istante in cui c'è l'operatività della piramide. Quindi è un tappo a scomparsa che ha proprio il compito di poter ottenere questo risultato. Non è che, come al solito, tutto ha una spiegazione. Quindi Al-Ma'mun sapeva benissimo dove si trovava la cosa, ma lui decide di passare da un'altra parte. Decide di passare da un'altra parte perché non si è accorto che c'è questo tappo che è liscio con la cosa. Oppure ci ha provato e gli è sembrato troppo duro e allora ha detto «Mi fai spostare un po', così più in basso riesco». Tant'è vero che lui dopo un po' devia e va nella direzione giusta per ricongiungersi al cunicolo vero. Cosa dice Zacchiawas? Al-Ma'mun ha fatto sto buco a caso. L'ha fatto a caso. No, l'ha fatto lì perché sapeva che l'entrata era lì vicina. E poi dice, sbattendo con il martello contro la pietra, ha sentito che di là c'era vuoto. Ma a quale? Le pietre sono grosse così, non si sente niente. Cioè lui ha fatto proprio un lavoro preciso e poi ha deviato per tornare dove in realtà il cammino l'avrebbe portato. Questo per dire, vedi la storia come viene interpretata male. Ma il problema è Zacchiawas. Perché? Perché Zacchiawas nega sempre che ci sia stato un cunicolo, che poi lui pubblica ora, dicendo che è stato lui a scoprirlo, invece semmai è stata l'equipe giapponese, semmai siamo stati noi 8 mesi prima, semmai si sapeva già dal 1996, quando il vice ministro egiziano ai beni pubblici lo aveva dichiarato in un consesso pubblico. Solo che non l'ha scritto sul lavoro scientifico, quindi io me ne frego di quello che dice lui. Prima lo scrivi e lo provi in un lavoro scientifico e poi ti dico l'hai scoperto te. Se no, anch'io domani mattina dico che io sono andato sulla Luna, lo posso dire, però, capito, no, le scoperte scientifiche si scrivono su lavori scientifici. Quindi il buon Zacchiawas sapeva esattamente tutto, perché è sempre all'inizio, quando Zacchiawas è entrato per la prima volta a far parte del gruppo dei ricercatori sulla piramide, sapeva già esattamente da buon Rosa Crociano cosa c'era lì dietro. Lo sapevano tutti. Un aspetto fondamentale.
di questa vicenda è i racconti di quelli che nella storia sono entrati nella stanza del faraone, come si chiamava allora, e che cosa ne hanno tirato fuori. Allora, Napoleone, altro rosacrociano. Perché insisto su questo particolare? Perché Amenofis III è il faraone che ha costruito per la prima volta il movimento di Rosa Croce. Nell'Inno ad Horus, per la prima volta, c'è la identificazione della rosa e della croce. Quindi tutti i capi del movimento rosacrociano sanno perfettamente cosa c'è all'interno della piramide, solo che gli fa schifo dirtelo, perché sono questi che hanno la gnosi. E la gnosi, secondo loro, è solo per alcuni, gli altri fanculo. Ecco, io invece sono un po' più popolare, a me piace che la gnosi sia per tutti. Ecco. Allora, qui c'è la storia di Napoleone. Napoleone entra quel giorno nella piramide e lui ci passa una notte. E che cosa racconta? Racconta di essere stato accompagnato da uno strano personaggio vestito di rosso. Quando poi uscirà il giorno dopo e descriverà questa cosa, lui apparirà in uno stato molto confusionale. E questo personaggio vestito di rosso gli avrebbe fatto vedere il suo futuro. E perché Napoleone va lì? Napoleone va lì perché lui sa, da buon rosacrociano, come c'è scritto nelle testimonianze, che la camera del faraone è la camera dell'eternità, è la camera della vita eterna. E noi che cosa diciamo con le nostre ricerche? È la camera in cui il faraone veniva rigenerato e non moriva. Porca puttana, faraone! Napoleone l'ha detto, ma ben prima di noi, allora, lo sapevano già, c'era già la leggenda, che poi noi l'abbiamo messa in numeri, ma insomma, quelle cose. E ovviamente gli storiografi tendono a pensare che Napoleone se fosse embriagato, cioè sostanzialmente più volte Napoleone nella sua vita accenna a questo personaggio vestito di rosso che in qualche modo gli comparirà e gli dirà delle cose. Guardate qui, io non voglio entrare nel campo delle abduction, perché è un dato, cioè, capisci a me, però Artabano, che era ai tempi di Nabucodonosor, quando vide Dio che gli entra in camera e gli dice, cara, no, Nabucodonosor, te devi fare la guerra a Nabucodonosor, Artabano era il consigliere, devi fare la guerra a quel popolo lì, e lui, dopo due o tre volte che questo qui gli entrava di notte in camera, allora chiama Artabano, gli spiega questa cosa, dice, consigliere, qui che c'è uno che di notte mi dice, vai a fare la guerra contro quelli lì che vedrai che te vincerai tutto. Allora Artabano dice, ma non ti preoccupare, ci dormo io nel tuo letto, te dormi nel mio. Artabano dorme di notte e gli compare questo tizio e gli dice le stesse cose. Il giorno dopo dice Artabano, guarda, è vero, è venuto questo tizio che sarà un messaggero di Dio, che ne so io, bisogna fare la guerra, l'ha detto lui. Fanno la guerra e Nabucodonosor perde. Allora c'è sempre qualcuno che si vuole interessare dei fatti dei terrestri, ma perché non se ne sta sul pianetino suo? No, invece in quel contesto c'è sempre qualcuno che prende un condottiero per mano. Non vorrei ricordare la politica odierna, dove c'è una signora ora che ha scritto un libro e nel suo libro dice che tutti i giorni parla col suo angelo custode Arael. I tempi forse non sono tanto cambiati dai tempi di Napoleone, però le cose bisogna capirle. Allora, è la notte del 12 agosto 1790. Ho aggiustato un attimo il microfono da dietro. Non si sente? Metti un po' avvicinato dalla bocca. Ah, sì. Vediamo, così si sente meglio. Sì, sì. 1799. E Napoleone entra nella camera. Allora, c'era già stato Alessandro il Grande e Giulio Cesare. Quando te senti la frase c'era già stato Alessandro il Grande e Giulio Cesare, ti devi chiedere, ma da che parte sono entrati? Che ancora il buco piccolo non era stato fatto. Cioè,
non... sono delle banalità sconvolgenti, c'è già scritto tutto in letteratura, non puoi essere fregato così dalla letteratura. Se no, è come leggere un lavoro scientifico, se no non si capisce. Allora, ed ecco che Napoleone credeva, ovviamente, nelle proprietà magiche della piramide, ritenuta una macchina per la resurrezione dei faraoni. Cioè, aveva già scritto il mio libro. Cioè, è così, funziona così. Io non lo sapevo, queste cose le ho scoperte di recente. Però, ovviamente, non avrebbe voluto rivelare quello che avrebbe subito o provato nella notte trascorsa dentro la camera del re della piramide di Khufu. Nella fatidica notte del 12 agosto 1799, no? 3 giorni prima, tra parentesi, del suo 30° compleanno, perché nessuno gli avrebbe creduto. Pochi giorni dopo lui perderà con gli inglesi, quindi la visione, come al solito, dell'incomodo dell'uomo rosso ti porta sfiga. Perché così funziona. Napoleone arriva a Giza verso le 16:30, momento in cui vede il disco solare scendere e a poco verso l'occidente in direzione del deserto più profondo dietro la piramide di Micerino. Si comincia probabilmente a fare notte e nella volta celeste si cominciano a vedere le stelle, e questa è una cosa che raccontano un po' romanzata, no? 2 ore dopo, ore 18, Napoleone, un certo Kleber e un altro signore che si chiama Buktor decidono di entrare nella Grande Piramide. Questa è l'entrata come doveva esserci allora. In un'antica litografia del 1834, Napoleone sicuramente è entrato dalla porta principale. Nessuno ci dice da che porta è entrato, ma è entrato dalla porta principale, quella che tutti conoscevano perfettamente. E non è l'unico a raccontare una cosa strana. E perché vi racconto queste cose? Perché dopo le scientificizziamo. Un altro signore, che è questo Paul Branton, che è nato nel 1898 ma è morto nel 1981, quindi è insomma un personaggio recente, entra nella piramide. Lui si fa dare un permesso speciale, soprattutto lo scambiano per un terrorista e quindi lo devono bloccare. Poi lui riesce finalmente, attraverso qualche conoscenza, qualche mancia che ha dato a destra e a sinistra, a entrare e a passare una notte all'interno. E nella notte e all'interno lui racconta il giorno dopo, in modo confuso, quando esce dalla piramide, di avere avuto paura a un certo punto, perché c'era il buio, ma si sentiva la presenza di qualcosa. Questo qualcosa non si sapeva cos'era, ma la cosa importante è che lui a un certo punto ha una visione di sé fuori dal corpo e si vede in alto lui inginocchiato per terra, o seduto per terra, sul pavimento. Che strano questa cosa, molto strana. Andiamo a vedere cosa c'è dietro e ne troviamo un altro. Molti di voi conoscono Mario Pinkerle, era un personaggio che io ho conosciuto diverse volte perché mi invitava a casa sua, perché voleva sapere delle mie teorie. Lui era uno studioso di queste cose, lui più studioso di me, figura, ha scritto 80 libri, era un numero eccezionale di pubblicazioni. E io avevo fatto un lavoro in cui allora avevo messo in relazione le lettere dell'alfabeto ebraico ai modelli molecolari degli amminoacidi, facendo un computer assisted molecular motion, cioè prendi gli amminoacidi, li fai lavorare al computer, gli metti in 3 dimensioni una luce davanti e sullo schermo dietro viene fuori l'ombra della lettera ebraica. Che ganza questa roba qui, incredibile. E allora lì molti ebraisti si interessavano di questo lavoro, e siccome Pinkerle era di religione ebraica, ci siamo conosciuti perché lui voleva sapere da questi lavori da dove l'avevo tirati fuori. E Pinkerle era fissato con il fatto che, secondo lui, vedi che dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto,
la piramide era una macchina del tempo, dove il tempo si fermava, anzi, tornava indietro, il che vuol dire te ringiovanivi stando lì dentro. Ma a te pensa a sto lavoro qua. E allora, pagando ovviamente, Pinkerle si è fatto chiudere una notte dentro la piramide, più di una volta in realtà, ma la volta a cui ci riferiamo noi è una volta in cui, ahimè, un giornalista della RAI ha accompagnato Pinkerle e gli ha messo in testa un caschetto che gli segnalava l'elettroencefalogramma, con l'aiuto del figliolo di Mario Pinkerle, che è sostanzialmente Maurizio Pinkerle, il quale è un neurofisiologo e ha studiato anche gli stati di coscienza alterato, come per esempio soggetti in meditazione, soggetti che hanno visioni della Beata Vergine Maria, cioè fenomeni mariani, no? E quello che il neurofisiologo di turno vede c'è scritto chiaramente e noi lo possiamo vedere qui. I risultati dicono questo. Dunque, già premesso sulla base delle analisi dei dati ottenuti, possiamo affermare con ragionevole sicurezza che all'interno della piramide di Cheope si è avuto una registrazione elettroencefalografica particolare che differisce sostanzialmente dalle registrazioni ottenute nello stesso individuo, nella stessa giornata e in ambiente neutro, cioè da un'altra parte, che può essere considerata quindi del tutto normale e tipica di un soggetto sano. Il quadro elettroencefalografico ottenuto all'interno della piramide è caratterizzato da una diffusione del ritmo alfa sui lobi frontali e temporali, sede delle aree del pensiero. Non è noto perché ciò avvenga. Sarebbe opportuno fare tutta un'altra serie di sperimentazioni. Come non è noto perché ciò avvenga? In realtà è noto. Prendiamo questo lavoro scientifico. Questo lavoro scientifico, tra parentesi, è firmato da un signore che si chiama Persinger. Persinger è un canadese che è uno dei luminari degli stati di coscienza alterati. È talmente luminare che ha sempre lavorato per il progetto MK-Ultra, per la CIA, Central Intelligence Agency, prima americana e poi per i servizi segreti canadesi. Quindi lui che cosa dice? Che gli alieni non ci sono, no? Te vedi gli omini piccoli, alti 1,20 m, con tre dita e il pollice opponibile, se durante la notte dormi vicino a una corrente elettrica, a un filo di corrente elettrica che ti passa dietro al muro, per esempio. Allora in quel contesto te vedi gli omini piccoli. Oppure vedi gli omini piccoli anche dopo il terremoto, perché dal terremoto si svilupperebbero delle onde sonore per cui altererebbero la tua capacità intellettiva e te vedresti omini piccoli, alti 1,20 m, con tre dita, col pollice opponibile, i quali ti vorrebbero portare sulla loro astronave. Si capisce chiaramente che il povero Persinger è uno studioso di queste cose, ma tira l'acqua al suo mulino, che è il mulino del Central Intelligence Agency, ovviamente. Quindi è stato sbugiardato molte volte. In questo contesto cosa fa? Prende più di 30 bobine piccoline, te le mette tutte in testa e ti irraggia con opportuni campi magnetici. Campi magnetici che vanno da 4 a 7 Hz e da 15 a 20 circa Hz. In quell'istante, dice questo lavoro scientifico, il soggetto ha una OBE, out of the body experience. Tu esce dal corpo. Ma cosa succede in realtà nella camera del faraone? Nella camera del faraone ci sono 4 Hz. Guarda caso, Hz di frequenza sonora. Ah, dice, ma allora questa è un'altra roba, questi sono hertz di onde elettromagnetiche, sono altre cose. Perché quando le frequenze sono molto basse e sono di quel tipo lì, che cosa fanno le
cellule del lobo destro e del lobo sinistro, dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, entrano in vibrazione e producono una frequenza bassa proprio pari a quei 4 Hz che noi ritroviamo nella camera del faraone. E questo te lo dice anche quest'altro professore, il quale cura sostanzialmente, questo è un medico importante, ma ce ne sono tantissimi di questi lavori, cura sostanzialmente con la vibrazione. Ora, a noi Cefaride cura con la vibrazione. Pensate che le campane tibetane lo sapevano già fare questo lavoro 7-8.000 anni fa. Poi noi non ci ricordiamo più come funziona il sistema, qual è la frequenza utilizzata, eccetera, eccetera. Però gli antichi, come noi abbiamo scritto con tanto di bibliografia nel lavoro di Remote Sensing, lavoravano con la vibrazione. In India abbiamo trovato, nelle nostre ricerche, delle vasche di granito rotonde, che non so come assolutamente abbiano costruito, perché è impossibile costruirle, senza strumenti, che dovevano essere riempite d'acqua. E poi il soggetto malato veniva introdotto in queste vasche, che venivano prese dall'esterno a martellate, perché l'acqua sviluppava, faceva come un conduttore del rumore e portava la bassa vibrazione nel corpo del soggetto. La classica campana tibetana grande si riempie d'acqua, te ci metti dentro in piedi e poi si mette in suono, in vibrazione la campana. Quello che conta non è il suono che si sente, è i pochi hertz, sotto i 20 hertz, che sono quelli che curano in qualche modo. Non so se molti di voi saranno andati in Sardegna a vedere il Pozzo di Santa Cristina. Il Pozzo di Santa Cristina non è, poverini, come ti dicono quelli lì, un pozzo insomma, dove si facevano delle cose religiose. Sì, cose religiose, ma non era un pozzo per prendere l'acqua. È un posto che sembra un'ocarina di pietra, dove entra il vento da una parte, il soggetto si mette in piedi al centro di una pozzanghera di granito, non a caso, in piedi, e sopra c'è un buco per far uscire il suono. Ed ecco che la vibrazione ancora una volta guarisce. Quindi noi figuriamoci se ci eravamo resi conto di questa cosa qui. Quindi noi siamo di fronte a una cosa importante. Queste poche ma significative testimonianze da Napoleone in giù a Mario Pinkerle ci dicono una cosa: lì dentro si stacca qualcosa, perché c'è l'atmosfera giusta, la frequenza giusta, si stacca qualcosa, e questo qualcosa poi, se te sai cosa farne, lo prendi e lo porti nella stanza di sotto, come dicevo io, lo ficchi dentro il faraone che sta per morire, e così capisci che il dio Ptah ha regnato per 9.000 anni. E come Ptah non l'ha fatto a regnare per 9.000 anni? Dopo viene Ra, che è molto più, se la cava con poco, 1.000 anni. Mano a mano che si viene verso di noi, i faraoni dei erano praticamente immortali. I semidei duravano migliaia di anni, un po' meno. I faraoni uomini, dopo, nasce Ofeca. Cioè, veramente, si era persa la capacità di riprodurre quella fenomenologia. E poi c'era il problema che, e nel mondo dell'antico Egitto c'è chiaramente fatto capire che le cose stavano così, però non c'è peggior solo di quello che non vuol sentire. La fissazione che gli antichi egizi avevano di ricreare la vita, di non voler morire, è una cosa che oggi diciamo è un modello antientropico. Perché antientropico? Perché è come fare una fotocopia di una fotocopia di una fotocopia. Alla fine l'informazione non la vedi più sul foglio, si perde, e quindi puoi fare il giochino della piramide 1, 2, 3, 4, 10 volte, anche se hanno la risoluzione al 90%, 9x9 81, 9x8 72, 9x7 63, vivi sempre meno, sempre meno, sempre meno, e hai sempre più necessità di fare il processo di rigenerazione più stretto nel tempo, più velocemente, e poi alla fine sei proprio così rincoglionito che crepi lo stesso, non c'è niente da fare. L'idea fondamentale che la coscienza ci dice oggi, anche sulla base degli esperimenti degli antichi egizi, è: noi non dovete pensare che la vecchiaia sia una malattia,
La vecchiaia è un'opportunità per vivere l'esperienza della morte, che va fatta, perché l'unico modo per comprendere attraverso l'esperienza della morte è che la morte in questo universo non esiste. E c'è poco da fare. E quindi sostanzialmente bisogna capire, ma Zaki Hawass che idea c'ha di chi ha scritto la piramide? Ecco, secondo me Zaki Hawass pensa che la piramide l'abbia fatta l'IKEA. Grazie. Grazie.